Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di chirurgia protesica mini-invasiva e di sport medicine. Per farlo siamo in collegamento da Castellanza con il dottor Pietro Banchini. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli spettatori. Dottore, che cosa si intende per gonartrosi e come possiamo trattarla? La gonartrosi è un processo degenerativo che interessa l'articolazione del ginocchio ed è divisa in diversi stadi. Il primo stadio iniziale in cui dà un dolore occasionale, un dolore ad alcuni movimenti, un secondo stadio intermedio in cui il dolore è più costante, il dolore è al mattino al risveglio, tende a diminuire durante la giornata, e un terzo stadio di artrosi avanzata in cui il dolore è costante mattino, pomeriggio e sera, e limita soprattutto molto l'attività quotidiana del paziente, per cui in base allo stadio del problema avremo diverse tipologie di trattamento che vanno dalla semplice terapia farmacologica fino all'intervento chirurgico. Quindi intervento chirurgico, e questo intervento chirurgico di solito è un intervento chirurgico mini invasivo? Allora, generalmente la chirurgia che faccio io tende ad essere mini invasiva non tanto per quanto riguarda le dimensioni del taglio, ma per il rispetto dei tessuti, e quindi fare il minimo indispensabile. Ormai la mia tendenza è quella, nella protesi del ginocchio, a sostituire protesicamente solo la parte interessata. Qui vediamo nell'immagine un impianto di mini protesi per un distacco osteocondrale, una sofferenza del condilo femorale esterno, con una parte restante del ginocchio decisamente in buone condizioni, quindi era inutile fare un intervento ben più grosso, quando semplicemente c'era una sola parte rovinata, e sostituendo quella il paziente ha raggiunto l'obiettivo del togliere il dolore e del camminare. Mi chiedevo, appunto, vedendo il video di prima, quali fossero poi i vantaggi reali per il paziente facendo questo tipo di trattamento. Allora, erano due immagini diverse. Quella era una protesi di rivestimento del condilo femorale. Il video era il video di un paziente operato di protesi monocompartimentale bilaterale, che la mattina dopo l'intervento flette già entrambe le ginocchia oltre i 100 gradi e cammina tranquillamente con le sue stampelle, che potrà poi abbandonare in prima, in seconda, in terza giornata, quando si sentirà in grado di camminare senza l'uso delle stampelle. Per cui io personalmente non obbligo più il paziente all'utilizzo delle stampelle. L'importante è che si senta sicuro, che non abbia dolore e che abbia un corretto cammino. Quindi se togliere stampelle vuol dire camminare scorrettamente, loro preferiscono si tengano le stampelle, ma le stampelle non vincolano la riuscita dell'intervento. L'intervento è venuto bene lo stesso, che si usino o meno le stampelle. La paura di molti pazienti è: ma per quanto tempo dovrò andare con le stampelle? Un giorno se te la senti, due giorni se te la senti. Per me le puoi togliere anche quando scendi dal letto. Quindi non è quello il discorso. Il discorso è riuscire a camminare correttamente più alla svelta. Quindi quando è ripreso un cammino corretto, abbandoni le stampelle, ma se uno si sente già in grado dopo 12 ore di non usarle, tranquillamente può non usare le stampelle. E questo, a mio giudizio, è un grossissimo vantaggio, proprio perché rispetto dei tessuti la maggior parte dell'osso rimane proprio, le strutture legamentose rimangono le proprie, i tessuti muscolari non sono lesi. Minimo dolore, massima ripresa. Quindi, dottore, praticamente il paziente può, e non sempre, potrebbe dover utilizzare le stampelle giusto per qualche ora, giusto se non si sente in grado di camminare, sì. Ma nelle 12 ore successive le abbandona per riuscire a camminare correttamente con le proprie gambe. Assolutamente. Questo è molto soggettivo, però io ho piacere se incominciano a prendere confidenza con l'arto nuovo da subito.
e quindi abbandono il prima possibile. Vediamo nel video della signora in cui è stata fatta una protesi monocompartimentale come a 7 giorni lei fletta completamente il ginocchio e abbia già una deambulazione corretta. Sì. Fa perno tranquillamente sul ginocchio operato. Dalla lastra si vede, a differenza di quella di prima, che è stata sostituita sia la componente femorale che la componente tibiale, ma tutto il resto, legamenti, compartimento esterno, rotula del ginocchio, sono quelle della paziente. Benissimo, dottore, incredibile. Dottore, che cosa si intende per sport medicine? Ecco, un'altra cosa che mi interessa molto appunto è questa sport medicine. Sport Medicine è quella branca dell'ortopedia che tratta la traumatologia dello sport. Io ho un passato da atleta di Serie A e quindi sono ortopedico per forza e mi piace continuare a seguire gli sportivi e trattare i traumi che hanno gli sportivi. Generalmente in tutti gli sport l'articolazione più colpita è quella del ginocchio. Quindi, oltre a tutta l'altra traumatologia, io mi occupo di ricostruzione del legamento crociato sia anteriore che posteriore e tutta la parte periferica del ginocchio. Quindi, dottore, a proposito di ricostruzione del legamento crociato anteriore, il trattamento è sempre uguale per tutti oppure cambia a seconda della situazione? Allora, è uguale per tutti, nel senso che un chirurgo sposa una tecnica e generalmente tende ad utilizzare quella. L'intervento non è mai uguale per tutti, perché una volta è rotto solo il crociato, una volta è rotto il crociato il menisco, una volta è rotto il crociato il collaterale il menisco, per cui bisogna essere in grado di riparare il tutto, è questo che fa la differenza sul lungo termine della riuscita dell'intervento. In particolare la tecnica che uso io è una ricostruzione con i tendini gracile e semitendinoso posizionati nella posizione anatomica reale d'origine del legamento, e quindi possiamo vedere dal video come con questa tecnica alla mattina successiva all'intervento, quindi paziente ancora con la flebo prima delle immissioni, fletta già il ginocchio oltre i 100 gradi. Anche in questo caso le stampelle io le concedo secondo necessità. Oramai le tecniche di fissazione del trapianto che utilizzo sono molto sicure e quindi io concedo, a meno che non ci siano particolari disastri di ricostruzione multiple, ma nella stragrande maggioranza dei casi, come questo paziente, concedo l'abbandono delle stampelle uguale per la protesica. Quindi quando te la senti, molli le stampelle. Si vede nell'altro video come a 7 giorni, al primo controllo post-operatorio, il ginocchio sia assolutamente sgonfio e il paziente abbia già una corretta deambulazione e faccia perno già anche sul ginocchio operato. Ecco, dottore, abbiamo visto uno dei vantaggi della sua tecnica, che è appunto quello di avere un recupero, non dico immediato, ma quasi nel giro di qualche ora, nel giro di un giorno al massimo, il paziente può riuscire a camminare. Ci sono anche altri vantaggi per la sua tecnica? Beh, allora, oltre a questo, che adesso se la sentono soprattutto i pazienti giovani, si alzano già da soli una volta finita l'anestesia, quando hanno ripreso il movimento della gamba che devono andare in bagno, possono andare in bagno da soli, anche se operati 2 ore prima. I vantaggi sono quelli del minor dolore, del minor sanguinamento, ci sono tutti dei protocolli che utilizzo per ridurre il sanguinamento, perché non si mettono più drenaggi, meno imbarazzo, non si mette più catetere. E un massimo comfort per il paziente, il riprendere a camminare nell'immediato post-operatorio, anche dal punto di vista emotivo, ha un forte vantaggio per il paziente. Quindi mi faccio operare, ma non devo stare a letto 20 giorni come aveva fatto mio papà. Quindi io mi alzo l'indomani, vado a casa l'indomani, i legamenti stanno dentro la notte dell'intervento e alla mattina medicati vanno a casa. Le protesi si chiama fast track, cioè ricovero corto, in terza giornata vanno a casa. E mi sembra un discreto vantaggio tornare nel proprio letto. Mi sembra veramente fantastico, dottore. Io la ringrazio e le faccio i complimenti per il suo lavoro. A presto. Grazie mille, a presto, buona giornata a tutti.
grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.